Cos'è il disaccoppiamento? Cioè l'idea che si possa disaccoppiare la crescita economica dalla crescita dell'impatto ambientale, bene? Che è stata propagandata come la possibilità di crescita verde, sviluppo sostenibile, economia circolare, tutte queste formule, è stato smascherato perché non si è mai verificato uno disaccoppiamento tra la crescita economica e la diminuzione dell'impatto ambientale, e gli studiosi dicono probabilmente non si verificherà neanche in futuro. Cioè, questa è una consapevolezza che si va diffondendo. Allora, se non si affronta questa impostazione dell'economia, non è possibile, se non si mette in discussione questa finalizzazione dell'economia alla crescita, non è possibile affrontare i problemi ambientali. Allora la domanda che ci si deve porre è questa: è possibile ipotizzare un sistema economico e produttivo che non finalizza più l'economia alla crescita della produzione di merci, che abbia come riferimento la fotosintesi clorofilliana, e cioè il fatto che c'è un rapporto continuo tra le attività umane e l'impatto ambientale che generano, che vogliamo o che non vogliamo? Allora, da questo punto di vista la proposta che noi diciamo è quella di che chiamerei la riconversione o la conversione economica dell'ecologia, che è esattamente il contrario, a termini invertiti, di quello che si dice. In genere si dice la riconversione ecologica dell'economia. Ecco, non è possibile una riconversione ecologica dell'economia se non c'è una riconversione economica dell'ecologia. Che significa? Se non diventerà interessante dal punto di vista economico fare delle iniziative che riducono l'impatto ambientale. Se ridurre l'impatto ambientale richiede dei costi in più, le persone che accetteranno questa proposta sono quelle che sono già motivate eticamente per farlo. Se invece le proposte di politica economica che riducono l'impatto ambientale diventano convenienti anche dal punto di vista finanziario, dal punto di vista produttivo, economico, a quel punto le persone possono, che è interessate a questo discorso, possono crescere notevolmente. Allora, è possibile questo? Allora, noi riteniamo che sia possibile farlo, ci sono anche delle esperienze concrete che lo dimostrano. Tre possono essere i settori in cui si può fare questo tipo di intervento, no? Un settore è quello dell'energia, un settore è quello dell'acqua e un settore è quello degli oggetti dismessi che vengono chiamati rifiuti. Parto da quest'ultimo fattore perché tra le persone che hanno promosso questo movimento c'è l'amministratore unico e il direttore tecnico di un'azienda raccolta rifiuti di una città di 60.000 abitanti, la città di Tivoli, che ha dimostrato che questo è realizzato, realizzabile, e lo ha realizzato. Semplifico molto: ogni quintale di rifiuti che si portano in discarica costa una cifra che varia da realtà a realtà. Ogni quintale in meno comporta un risparmio, ma affinché ci sia un quintale in meno bisogna che si faccia una raccolta differenziata così accurata che qualcuno compri i materiali raccolti in maniera differenziata, perché se nessuno li compra bisogna poi portarli allo smaltimento, cioè all'incenerimento o all'interramento, con un costo in più che è legato, un costo ambientale e economico che è legato allo spostamento dei rifiuti per poi portarli comunque allo smaltimento. Bene. Questa persona ha dimostrato, partendo da una situazione in cui c'era un debito molto pesante, cioè un debito che era tre volte il bilancio annuale di questa azienda, va bene? Ha dimostrato che questo è possibile. E dal momento che questa azienda è un'azienda pubblica e che quindi non deve distribuire gli utili come dividendi agli azionisti, ha avuto come conseguenza la diminuzione della tassa raccolta rifiuti della TARI. Tutte le volte che gli amministratori pubblici dicono che hanno aumentato la quantità di raccolta differenziata, la risposta da dargli è: chi se ne frega. Il problema non è aumentare la raccolta differenziata, il problema è riutilizzare quello che è stato raccolto in maniera differenziata. E se si riutilizza quello che è stato raccolto in maniera differenziata,
l'operazione diventa un'operazione economicamente conveniente. Il risultato è stato che nel momento in cui la popolazione di questa città ha visto che comportarsi in maniera corretta nei confronti dei rifiuti comporta un vantaggio anche di carattere economico, pur avendo fatto la scelta soltanto da un punto di vista economico e non ecologico e non etico, ha cominciato ad interessarsi del problema e a vedere se era possibile andare ancora avanti in questa direzione. Cioè ha fatto scattare il vantaggio economico, ha fatto scattare anche delle riflessioni di carattere etico e di carattere ecologico. Ha messo in moto una maturazione di carattere culturale. La seconda strada è quella delle nostre reti idriche. Le nostre reti idriche perdono il 65% dell'acqua che viene pompata dal sottosuolo e depurata. È uno spreco non soltanto di acqua, è uno spreco di energia enorme. Ho sentito un dato che però non è ufficiale, quindi lo butto così, insomma, che il 10% dei consumi energetici italiani sono assorbiti dalla gestione degli acquedotti, cioè dalla captazione dell'acqua, dalla depurazione e dal trasferimento nelle case. Bene. Se si interviene in questo, cioè, io dico probabilmente c'è una follia collettiva, una cecità collettiva.